Oggi, nella Persa dei regali, nello sfavillante paradiso della società consumista, siamo ancora una volta a ribadire una situazione gravissima che si sta sviluppando in questo paese. Parliamo dello sciopero della fame ad oltranza che l'anarchico Alfredo Cospito ha dichiarato lo scorso 20 ottobre e che continua tuttora. Continua nonostante lo Stato avesse la possibilità di revocare, di rispondere positivamente ad un ricorso per far uscire dal 41 bis e quindi non condannarlo a morte. Parlare di condanna a morte non vuol dire soltanto urlare quegli slogan classici che molte volte forse sembrano edulcorare la realtà. Qui si tratta di una vera e propria condanna a morte. Non si parla di regimi lontani alle quali giustamente bisogna rivolgere le proprie attenzioni, perché lo Stato ammazza a qualsiasi latitudine esso si realizzi e si strutturi. Parliamo di questo paese, un paese in cui l'innalzamento generale a livello repressivo è fortissimo, un paese in cui una situazione di crisi, una situazione di difficoltà da arrivare a fine mese, in un mondo dominato dalla tecnologia, dalla virtualità e sempre meno accessibile, vivibile per l'essere umano, in questo mondo ci sono persone che ancora alzano la testa. È per questo che questo innalzamento repressivo è generalizzato. La vicenda di Alfredo e la vicenda processuale che ha portato a questa situazione per lui, ma che ha colpito anche tanti e tanti altri anarchici, è un tassello sanguinoso, importante, per il quale nessuno deve sentirsi escluso. Qui non stiamo parlando dei fatti nostri, stiamo parlando appunto di quello che sarà una linea guida per punire la dissidenza, per punire l'ostilità nei confronti di un sistema che marcia fin dalle sue radici. Alfredo, insieme ad Anna, un'altra compagna anarchica, è stato condannato per strage alla sicurezza dello Stato, per una strage che non è mai avvenuta, una strage che sarebbe stata realizzata attraverso due ordigni messi di notte fuori dalla caserma dei carabinieri a Fossano, una strage che non ha fatto né un morto né un ferito, niente. Eppure, non contenti delle condanne pesantissime a decenni di anni di galera che erano state date nelle prime fasi del processo, in primo grado e in appello, la Cassazione a Roma ha deciso di chiedere alla Corte d'Appello di Torino di ricalcolare la pena sulla base appunto della strage nei confronti della sicurezza dello Stato, e quindi l'unica pena prevista è l'ergastolo. Alfredo, dello scorso maggio, è stato messo in quella tomba che è chiamata 41 bis, sulla quale tutti i racconti dell'antimafia, di Falcone, Borsellino, Re Salvatore della Patria e così via, non riescono a nascondere il fatto che non ha sconfitto la mafia. Nel 41 bis non ci sono finiti solo i cosiddetti mafiosi, ma è stato utilizzato, come tanti altri provvedimenti in questo Stato che va di emergenza in emergenza, per fiaccare, per spaventare, per punire, per creare tortura e sofferenza generalizzata verso le popolazioni del meridione d'Italia e successivamente verso altre categorie che appunto di emergenza in emergenza venivano considerate quelle da criminalizzare o da colpire. Ci hanno raccontato, giusto per chiudere, che sicuro qualcuno ancora penserà ai famosi bambini scelti nell'acido, che quell'essere immondo che ha fatto una cosa del genere non è passato per il 41 bis, visto che si è dato direttamente in mano a collaborare con l'altra faccia della mafia, ovvero lo Stato. La lotta di Alfredo non è soltanto per le sue condizioni, la lotta di Alfredo, per quanto gli stesso ha dichiarato, è per rinnovare al mondo la famiglia del 41 bis dell'ergastolo stativo, dell'ergastolo dal quale non si esce, in barba a tutte quelle ipocrisie che ci vengono sul fatto che il carcere serve a migliorare la società, a migliorare gli individui per rimettere in società. L'ergastolo stativo non prevede alcun percorso di avvicinamento a eventuali benefici e passaggi verso la libertà, una libertà che l'ergastolo non prevede, che sarà sempre sottoposta a misure di restrizione della libertà, ma che comunque nell'arco di decenni di carcere prevede comunque una possibile uscita, sempre sotto la tutela e il controllo dello Stato. L'ergastolo stativo, come altri reati ostativi, sono invece creati, sono stati una grande scommessa
una scommessa sulla quale ha puntato Falcone in persona per spiaccare appunto la mafia. Allora o, come fanno su tante altre vicende, giornale TV, ci raccontano un sacco di fandonie dicendo che ogni giorno ci sono operazioni antimafia, altrimenti, come dicevo prima, non è servito assolutamente a bloccare quel fenomeno che gestisce il capitalismo illegale, cioè l'altra faccia dell'economia dello Stato. Da 17 anni poi, proprio a dimostrare a che cosa servisse veramente il 41 bis, i 41 bis sono stati spostati una compagna e due compagni delle due RPCC. Era chiaro fin dall'inizio che questo strumento, diciamo l'apice di quello che sono i regimi speciali della carcerazione in Italia, servisse anche per altri soggetti a cui rivolgersi. Questi tre compagni comunisti continuano ad avere resistenza all'interno del carcere, all'interno del 41 bis, e non abbassate la testa, per questo gli viene perennemente rinnovato. Alfredo ha deciso che piuttosto di diventare una larva e rimanere chiusa lì dentro, avrebbe forzato la situazione nella quale l'avrebbero dovuto condannare a vita. Questo sciopero della fame, a cui si sono aggiunti altri anarchici e anche un militante comunista ha fatto un altro tipo di iniziativa appunto per sostenere e solidarizzare con Alfredo, va avanti. Nel frattempo, da ieri, un altro compagno, Ivan, detenuto in Francia, anche un anarchico, ha deciso di riprendere lo sciopero della fame in solidarietà ad Alfredo, che aveva interrotto dopo 35 giorni di digiuno. Perché non siamo qua nelle strade del Natale per fare questi messaggi, per portare un po' di sfuga addosso? No, è semplicemente per il fatto che di fronte a situazioni del genere non si può stare con le mani in mano. Come dicevo prima, questo innalzamento repressivo generalizzato coinvolge tutti, coinvolge le lotte sociali, le lotte dei lavoratori, coinvolge le lotte contro le devastazioni ambientali, un passaggio alla volta, coinvolge le occupazioni, coinvolge tutti quelli che in un modo o nell'altro decidono di dire chiaramente di non voler stare dalla parte di chi dispensa morte e distruzione. Per questo, anche oggi, come in tante altre occasioni, sono in strada a portare il nostro messaggio di solidarietà ad Alfredo, a dire forte e chiaro che quello che Alfredo ci sta dando in questa lotta fino all'ultimo respiro, qualcosa che rimane, qualcosa che rimarrà sempre e che sicuramente sopravviverà a quelle parole in toga o in divisa che le hanno condannato a questa situazione.